Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone. Tra qualche istante nel telegiornale parleremo del nuovo Consiglio Comunale di Frosinone, andremo a vedere qual è la composizione della massima assise dopo la vittoria di Ottaviani. Ottaviani a cui si è complimentato anche Silvio Berlusconi attraverso una telefonata. Poi però andremo a capire anche quali sono i perché della sconfitta di Cristofari, e poi parleremo però anche di cronaca con i funerali che si terranno domani della giovane Selene Capobianco, di 26 anni di Sora, vittima di un incidente stradale ieri pomeriggio ad Itri. Parleremo anche dell'arresto di un ganese che ieri a Cassino ha danneggiato ben 13 automobili, dell'emergenza cinghiali, ma anche di calcio, attesa per domani la firma del nuovo allenatore della Frosinone Moreno Longo, e parleremo anche di basket, in particolare del basket Veroli. Queste ed altre notizie tra poco nel nostro telegiornale, non mancatevi alla regia. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel centro-sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Non sei nato con la camicia? Non c'è problema, vieni da Primo Sarto in viale 20 settembre a Sora. Una camicia su misura, ovviamente, elegante per le occasioni speciali, casual per tutti i giorni. Una camicia dal fit perfetto è il vero tocco di stile adatto ad ogni look. Se vuoi una camicia con dettagli unici, con tessuti di qualità, non sbagliare. Vieni da Primo Sarto in viale 20 settembre a Sora. Centro Odontoiatrico Le Torri, a Frosinone, la più imponente struttura del centro Italia. Professionalità, tecniche all'avanguardia, chirurgia implantare guidata, sedazione cosciente. Prima visita ed ortopanoramica al costo di 5 euro. Centro Odontoiatrico Le Torri, finalmente un sorriso alla portata di tutti. When there are clouds. I'm telling you how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Perché la qualità è una cosa seria, perché la professionalità è una specie in via di estinzione. Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze. Appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone. Dunque parliamo di elezioni, perché all'indomani della vittoria di Nicola Ottaviani si va delineando anche il nuovo Consiglio Comunale. Allora scopriamo chi farà parte della massima assise, in attesa ovviamente della formazione della giunta. 20 consiglieri in appoggio, ha riconfermato sindaco Nicola Ottaviani del centrodestra, e 12 consiglieri sui banchi dell'opposizione. Con il Movimento 5 Stelle, che ottiene 2 seggi, e Frosinone in Comune, che entra in consiglio con Stefano Pizzutelli. Questi i numeri della nuova assise civica. Nello schieramento del sindaco Nicola Ottaviani in consiglio ci saranno 5 seggi per la lista Ottaviani Sindaco, 4 per Forza Italia, 4 per Polo Civico Nuova Realtà, 2 per la lista per Frosinone, un consigliere a testa per Alternativa Popolare, Cuori Italiani, Frosinone Capoluogo, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Forza Frosinone. Per un totale di 20 seggi di maggioranza.
Sui banchi dell'opposizione, nello schieramento di centrosinistra che ha appoggiato Fabrizio Cristofari, siederanno oltre allo stesso Cristofari tre consiglieri del PD, tre della lista Cristofari Sindaco, due di socialisti e riformisti per Frosinone, per un totale di 9 consiglieri. Entra in consiglio comunale per la prima volta il Movimento 5 Stelle con 2 consiglieri, fra cui il candidato a sindaco Cristian Bellincampi. Sui banchi dell'opposizione, un seggio in consiglio anche per Stefano Pizzutelli, Frosinone in comune. Ma andiamo a vedere tutti i nomi. Per la lista Ottaviani Sindaco siederanno in consiglio Massimiliano Tagliaferri, Alessandro Petricca, Valentina Sementilli, Giampiero Fabrizi, Maria Rosaria Rotondi. Per Forza Italia Adriano Piacentini, Cinzia Fabrizi, Danilo Magliocchetti e Riccardo Masecchia. Per Polo Civico Nuova Realtà Deborah Patrizi, Fabio Tagliaferri, Claudio Caparrelli e Gino Guglielmi. Per la lista per Frosinone Isabella Diamanti e Sergio Verrelli. Per Alternativa Popolare siederà in consiglio Francesco Trina. Cuori Italiani Carlo Gagliardi, Frosinone capoluogo Sara Bruni, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Marco Ferrara, Forza Frosinone Ottaviani Sindaco Enrico Cedrone. Nei banchi della minoranza per il Partito Democratico, oltre al candidato sindaco Fabrizio Cristofari, ci saranno Alessandra Sardellitti, Norberto Venturi, Angelo Pizzutelli. Per la lista Cristofari Sindaco Frosinone Fabiana Scasseddu, Vittorio Vitali e Vincenzo Savo. Socialisti e riformisti per Frosinone, Daniele Riggi e Massimo Calicchia. Due consiglieri per il Movimento 5 Stelle. Oltre a Cristian Bellincampi, come detto, entrerà Marco Mastronardi. Oltre a Frosinone in comune con Stefano Pizzutelli. Berlusconi ha telefonato personalmente a Nicola Ottaviani complimentandosi per il risultato e la vittoria al primo turno. La telefonata è arrivata alle ore 20 di ieri sera. Nicola Ottaviani ha risposto. Dall'altra parte del telefono hanno annunciato che gli avrebbero passato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Non è la prima volta che capita, anche 5 anni fa, dopo la prima vittoria elettorale. Da Arcore avevano cercato il nuovo sindaco di Frosinone per complimentarsi del risultato. Ieri però la telefonata era anche qualcosa di più dei complimenti del leader del partito a un candidato sindaco che ha vinto al primo turno spiazzando il PD e il centrosinistra. Perché Berlusconi, dopo aver sentito le prime interviste in TV di Ottaviani, ha voluto sapere direttamente dal sindaco molto di più sul progetto Solidiamo, con cui gli amministratori di Frosinone hanno rinunciato alla metà delle loro indennità e gettoni di presenza, per mettere da parte un tesoretto, circa 750.000 euro in 5 anni, con cui hanno sostenuto borse di studio per gli studenti, 300.000 euro l'anno e soggiorni guidati per gli anziani. Un'idea che è piaciuta a Berlusconi e che vuole esportarla a livello nazionale. Una nuova esperienza da seguire nel sociale, ha spiegato Ottaviani, e sembrerebbe che ci sia interesse effettivamente a redistribuire parte dei proventi della politica nel sociale per i giovani e per gli anziani, due categorie che maggiormente risentono della crisi. Ha aggiunto il primo cittadino è quello che già abbiamo fatto in passato, ossia se tutti gli 8.300 comuni italiani adottassero questo tipo di provvedimento, dappertutto si potrebbe portare avanti una manovra sul sociale del costo di 1 miliardo di euro, trasferendo le risorse a chi ha di più, a chi ha di meno, e tutto a saldi invariati. E quindi sarebbe una grande manovra di grande impatto sociale, recuperando terreno rispetto a quelli che sono i movimenti populisti. Questo si può fare soprattutto se promuoviamo una classe di amministratori, conclude Ottaviani, che non sono professionisti della politica, ma che agiscono con professionalità nell'amministrazione. Questo è un esito delle comunali di Frosinone. Avremo tempo per analizzarle nel dettaglio. Intanto diciamo che se avevamo una certezza era la rivoluzione delle quote rosa. Era già successo a Cassino, in parte a Sora, è successo con grande incidenza a Frosinone. Trattasi di una norma assurda, secondo la quale oltre all'obbligo di candidare almeno il 40% di uomini o donne, si concede la doppia preferenza solo se in alternanza di sesso. Questa circostanza genera ovviamente la formazione di ticket uomo-donna nella campagna elettorale, con l'effetto che l'abbinamento con un forte concorrente produce con facilità anche l'elezione dell'altro o dell'altra, a discapito magari di elementi molto più variabili. Non basta. Un caso di scuola evidentissimo lo troviamo tra gli eletti della lista Ottaviani Sindaco, nella quale risultano eletti marito e moglie. Ora, senza che si prenda qualche nostra considerazione come un giudizio di merito, poniamo una domanda. È opportuno che questa norma regoli anche le regionali? Ora andiamo anche a parlare degli sconfitti. Fabrizio Cristofari ovviamente non è riuscito nel suo intento, quantomeno quello di andare al ballottaggio. Francesco Scalia nel corso della maratona elettorale su Lazio TV Frosinone ha spiegato anche alcuni dei motivi che hanno portato a questa sconfitta. Fabrizio è un
straordinario candidato che si è speso moltissimo, credo abbia recuperato molto una situazione di grande difficoltà, con errori fatti anche dal mio partito, dalla nostra parte politica, con divisioni, con ritardi, con le scorie anche della vecchia campagna elettorale, quella che ha visto. E questi ritardi a chi li attribuisce Scalia? Beh, insomma, l'avete vissuto, l'abbiamo vissuto, insomma, c'è il nostro Piero Marini che era stato candidato ed era stato, ha vissuto nella sua vicenda il disimpegno e la candidatura avversaria di parte della propria coalizione centrosinistra come un tradimento, non è riuscito a superare purtroppo questa condizione umanamente comprensibile, però politicamente sbagliata. Michele è un amico. Giare, dopo i disastri che ha creato in Italia in questi 5 anni, e Renzi, diciamo, è stato l'ultimo tassello che ha distrutto il nostro paese, non vuole cercare di far scordare ai cittadini questa gestione disastrosa.